Ecco, siamo in proprietà Terra Rossa. Oggi è 15 maggio, sono le 10 del mattino e questa è l'erba tagliata ieri, ma dobbiamo ancora rifarci di quest'altra partita. Qua c'è un serpe che sta in mezzo a questa paglia, sotto sta paglia. Ho visto appena appena, mi dispiacerà poi tagliargli la testa con la falciatrice, perché di sicuro o lei mi ozzicherà a me o io gli taglio la testa. Questo è un lavoro di ieri che ho fatto e qui gli ulivi sono stati abbandonati per 6 anni, ma li riprenderemo tutti, li strongheremo. Il covischetto già sta a tagliare i polloni sotto le piante. E vediamo un po' oggi che riusciamo a fare. Sono contento perché ho stampato stamattina un libro rarissimo. Che mi ha suggerito la dea della cultura e della ricerca storica. Un giorno vi dirò chi è, ma è un segreto. Quella è la costa che abbiamo ripulita, Monte Lauro. Ebbene, ho scoperto su un libro del professor Pasquale Corbo che c'era un olio chiamato Laurino e se ne producevano 7-8 botti all'anno, forse perché mischiavano con il lauro e aveva quell'odore di lauro, ma dobbiamo scoprire perché. E lo vendevano generalmente all'estero, pari in Romania. Da Gaeta partivano le navi per tutto il mondo allora conosciuto, nel 1400 d.C. Noi avevamo la nostra moneta, il follaro, che era una moneta forte, potente, più dell'euro e del marco messa assieme, all'interno del regno di Napoli. Gaeta si autogovernava.